Dissociano dal rapporto finale e sostengono la tesi della bomba a bordo. Le indagini sulle cause dell'incidente sembrano tornare al punto di partenza, cioè a zero. Partiva accompagnata dalle hostess, in quanto lei stava raggiungendo me e la mia compagna, attuale mia moglie, in Sicilia. Veniva in Sicilia perché praticamente da quel giorno veniva ad abitare per sempre con me. Io gli ho comprato il biglietto dell'aereo quel pomeriggio, mi ricordo, quella mattina, e lui è partito perché doveva raggiungere la moglie e la figlia che erano già giù in Sicilia al mare in vacanza. E così ho perso un pezzo della mia vita, della mia storia. Mio padre aveva una grandissima passione per l'aviazione, era proprio incredibilmente patito, aveva aeroplanini, raccoglieva fascicoli sulla storia dell'aviazione. Quando ebbe l'opportunità di poter prendere l'aereo, chiese a mio padre e mia sorella di partire a lui al posto mio. Quando mio padre gli disse: senti Giovanni, se obbedisci ad Antonella, ti comporti bene, parti tu al posto di Francesco, va bene, mio fratello diventò felicissimo perché finalmente sta realizzando il suo sogno. Nel 1986 i parenti delle vittime si sono costituiti in un'associazione per reclamare una verità che renda giustizia ai loro familiari. Intanto l'inchiesta passa al giudice istruttore Rosario Priore, impiega 9 anni per giungere a una conclusione clamorosa. Quella sera il D-19 dell'Itavia non era solo, dunque c'era almeno un altro aereo sui cieli di Ustica. Ma a chi apparteneva quell'aereo e soprattutto ha una responsabilità nel disastro del D-19 oppure no? La commissione Misiti, istituita dal giudice Priore, si spacca in due. La maggioranza infatti sostiene l'ipotesi di una bomba a bordo del D-19. Solo la minoranza dei periti propendono per la responsabilità di un altro aereo nel disastro del D-19. Come se non bastasse, molti tra i testimoni di quella sera sembrano colpiti da un'improvvisa amnesia. La storia di Ustica è una storia fatta di non ricordo. Uno dei casi più clamorosi è che quella stessa notte nella base militare di Grosseto ci sono 3 ufficiali in torre di controllo che a un certo punto cominciano a parlare di phantom, di portaerei, di aerei precipitati, cioè fanno tutto un discorso che insomma è assolutamente compatibile con lo scenario di quello che è appena accaduto nel cielo di Ustica. Tutto questo viene registrato da un telefono messo fuori posto che funziona in automatico e questa registrazione finisce poi successivamente nelle mani del giudice istruttore, il quale ci mette qualcosa come 11 anni prima di riuscire a identificare questi 3 ufficiali dell'aeronautica. Quando li ha identificati li convoca, li interroga e gli fa ascoltare il nastro con le loro stesse voci. Ci vogliono ben 3 interrogatori prima che loro ammettano che effettivamente le voci corrispondevano, che sono loro che stavano parlando, e però contemporaneamente dicono: io non mi ricordo affatto quello che stavo dicendo. Di certo c'è, e questo è stato confermato anche dalla sentenza della Corte d'Assise, c'è una situazione complessa, nel senso che in quel momento volavano più aerei. Un'altra certezza documentata dalle carte, in particolare dalla NATO, è che 20 minuti prima che l'aereo esplodesse, un caccia italiano ha visto qualcosa di strano al punto da lanciare un segnale di emergenza prima di rientrare alla base di Grosseto. È l'F-104 di Mario Naldini e Ivo Mutarelli.
ma i due piloti non hanno mai spiegato il perché di quell'allarme e non avranno più occasione di farlo. Nel 1988 moriranno a Ramstein, in Germania, nell'incidente delle frecce tricolori che ha provocato la morte di 67 persone. È un altro mistero che si aggiunge al mistero, le morti sospette legate alla strage di Ustica. Ci sono, mi pare, all'incirca una quindicina di morti sospette che hanno a che fare con la strage di Ustica. Naturalmente, diciamo, in questo conto bisogna metterci anche il fatto che è una vicenda che va avanti da 25 anni. Però effettivamente ci sono parecchi suicidi. Ce ne sono un paio, se non tre, abbastanza singolari. Mario Alberto Dettori viene trovato impiccato ad un albero il 31 marzo 1987 sul greto del fiume Ombrone, vicino Grosseto. Nel 1980 era controllore di difesa aerea presso il radar di Poggio Ballone. Forse era in servizio proprio la sera del 27 giugno. Alle persone che gli erano più vicine aveva raccontato di aver visto qualcosa sui radar. Ho detto, vabbè, ma che hai fatto? Ti ho detto così strano, dico, ma che è successo qualcosa a te? Che è? C'è zitta, ci è mancato poco che scoppiava la guerra, è successo un casino, proprio. Dico, ma perché? Dice, niente, niente. Dice, meno si parla meglio. Nel 1986 Dettori è in missione in Francia. In una telefonata alla moglie dice di aver visto sui muri per strada la scritta «Il silenzio è oro e uccide». Il giorno dopo, Dettori rientra a casa senza terminare la sua missione. E ci sono, come dice il giudice istruttore, parecchi suicidi in ginocchio, per dire che, insomma, se qualcuno si vuole impiccare, generalmente non lo fa toccando con i piedi per terra. Il maresciallo Franco Parisi viene ritrovato il 21 dicembre 1995 impiccato ad un albero di un suo piccolo fondo nella periferia di Lecce. Nel 1980 Parisi era controllore di difesa aerea presso il radar di Otranto. Parisi è di turno la mattina del 18 luglio, quando viene ritrovato il MiG-23 libico. Nel settembre 1995 viene sentito a questo proposito dal giudice Priore. Parisi era già stato sentito, come tutti i suoi colleghi che prestavano servizio in quella sera, quel giorno, ad Otranto, alla base radar di Otranto. Però poi si erano verificate delle necessità di risentirli e di rimetterli a confronto, proprio perché c'erano difformità tra le diverse versioni. Anche in questo caso si è sostenuto che potesse essere qualcosa invece di compiuto da altri. Perché? Perché l'altezza del ramo era piuttosto bassa, lo sgabello non si è capito come se fosse stato calciato da lui o meno. Lei pensa che sia stato ucciso o che sia stato indotto ad uccidersi o che si sia suicidato? Che sia stato indotto non penso, più che sia stato ucciso. Vennero fuori storie strane, che sarebbe stato anche minacciato, sarebbe stato ripreso quando accennava a voler dire qualche cosa, però sono tutte circostanze, sono tutti fatti di cui noi non abbiamo una prova certa. Anche se è impossibile provare che si tratti di omicidi, nella sua sentenza ordinanza il giudice Priore scrive che resta il fatto che gli atti di costoro, se suicidi, furono determinati da stati psichici di profonda prostrazione connesse con gli eventi. Ma il mistero più grande, naturalmente, rimane sempre lo stesso. Che cosa è successo sul 19? Non ho mai pensato che fosse un incidente, capivo, sentivo che questa mancanza di notizie, questa mancanza di informazioni, questa mancanza di verità non poteva che essere sintomo di una verità indicibile.